nomina delle elezioni degli assessori provinciali, il decreto del presidente, dopo aver atteso tutti i momenti a mia disposizione, perché ho voluto da una parte fare le giuste valutazioni, dall'altra anche in questi giorni, come voi sapete, c'è stato tanto da fare su altri fronti, purtroppo, e quindi diciamo il tempo rimasto per le giuste valutazioni è stato anche occupato da altri accadimenti e avvenimenti che ci hanno visti in prima linea e colgo l'occasione perché è la seconda volta che io entro ufficialmente, diciamo, in questa sala e la prima volta sono entrato 10-15 giorni fa quando la giunta provinciale dell'ex presidente Rossi ha fatto l'ultima giunta provinciale e mi volle invitare in quel momento difficile che per il Trentino, che era la prima delibera dopo i fatti accaduti. Quindi colgo l'occasione ancora per rinnovare il ringraziamento alla giunta provinciale precedente per il senso di unità che ha voluto dare in quel momento particolare e anche il senso di unità di sistema nei momenti, diciamo, difficili per il Trentino. E quindi nei giorni successivi, insomma, ci siamo occupati non solo di giunta provinciale ma anche d'altro e quindi abbiamo voluto prenderci tutto il tempo necessario. Io ringrazio fin d'ora tutta la coalizione per la disponibilità che ha dato nella formazione della giunta che andrò a dire e per le disponibilità che ci saranno successivamente alla formazione della giunta per gli altri incarichi che ovviamente dovremo fare, che riguardano sia ambiti regionali che ambiti provinciali. E si tratta di una giunta molto giovane, non abbiamo fatto i conti sull'età media storicamente di questa giunta, se sia meno la giunta più giovane, però è una giunta molto giovane, è una giunta dove vede la presenza di due donne, è una giunta che vede le dimissioni di tre parlamentari, credo che decidono di dimettersi dal Parlamento romano per venire ad occuparsi del Trentino, che non è cosa, diciamo, da tutti i giorni, questo credo vada anche detto. E è una giunta che al suo interno ha una suddivisione di deleghe anche diverse rispetto al passato, per scelta, per volontà, ed è una giunta che credo possa rispecchiare anche con le scelte future che faremo nelle future cariche l'esatta volontà degli elettori, sia all'interno della coalizione che come maggioranza. È una giunta al momento che non è completa, che non è completa per scelta mia, in cui mi sono preso la responsabilità di attendere l'arrivo del consigliere Borga, del quale conosciamo le competenze, la professionalità e la serietà, e quindi è una giunta che parte con un assessore in meno, del quale mi prendo io temporaneamente le deleghe, che si vanno a sommare ad altre deleghe che ho deciso di assumermi, e in attesa ovviamente del rientro del consigliere Borghi, il quale è il vicepresidente della giunta provinciale nel momento in cui rientrerà, e al momento il vicepresidente della giunta provinciale lo fa un altro soggetto. Quindi, le ripartizioni delle deleghe, adesso vi leggo per grandi linee le deleghe e le competenze dei vari assessori, non leggo tutto perché sennò rimaniamo qua un po' troppo tempo, però personalmente al presidente della giunta provinciale si riservano le seguenti competenze.
gli affari istituzionali, la programmazione, gli affari finanziari e il bilancio, il personale, il coordinamento degli interventi di semplificazione dell'attività amministrativa, del quale voi sapete abbiamo anche discusso molto in campagna elettorale, salto qualcosa, la protezione civile, la prevenzione rischi, il corpo forestale, i lavori pubblici in generale. Quindi una delega in carico al Presidente, che non è temporanea, è quella dei lavori pubblici, che solitamente diciamo viene data ad altri assessorati, connesso i trasporti, gli appalti, il patrimonio, eccetera. La classica delega dei lavori pubblici che ho ritenuto di, anche visto il particolare momento cui vive in questa fase il Trentino, collegato alla delega sulla protezione civile, ha questa finalità. Salto altre deleghe, lo sviluppo della valorizzazione delle zone montane, chiaramente diciamo capibile, e tutta la parte che riguarda ciò che è in capo all'assessore Rodolfo Borga, che al momento, ovviamente, come detto, non c'è, che riguarda le autonomie locali, i rapporti con i comuni, enti locali, autonomie locali. E questo è sono le competenze del capo sottoscritto, e ci tengo a dire che ho scelto di assumermi la competenza della protezione civile anche per aver visto prima linea, diciamo, in questi giorni le potenzialità, le capacità e la serietà dei nostri corpi di protezione civile, di vigili del fuoco, volontari permanenti, e quindi dopo una riflessione ho fatto questa scelta qua, ho fatto la scelta di cercare di accorpare all'interno, come il corpo forestale, all'interno di competenze mie, diciamo, le questioni che riguardano anche la fase, chiamiamola, di ricostruzione che avverrà nelle prossime settimane. Assessore all'urbanistica con delega all'ambiente e alla cooperazione, con temporanee funzioni di vicepresidente, il consigliere Mario Tonina. E dico temporanea perché il vicepresidente è appunto Rodolfo Borga, quando arriverà il vicepresidente, la vicepresidenza tornerà a Rodolfo Borga. E la scelta di dare la vicepresidenza ad una forza politica che non è la Lega, credo che abbia ovviamente sia stata una scelta voluta dalla coalizione e dal sottoscritto. Quindi urbanistica, ambiente e cooperazione. Assessore all'istruzione, università e cultura, il consigliere Mirko Bisesti. Qui abbiamo mantenuto all'interno di questa serie di deleghe la delega dell'università, non c'è la delega della ricerca per una scelta che diremo dopo. Vi è il coordinamento dei progetti di rilevanza europea inerenti alla cultura e la conoscenza. Voi sapete che il consigliere Bisesti ha una forte esperienza, avendo lavorato in Parlamento europeo, che va in quella direzione, quindi abbiamo voluto rilevare questa delega particolare proprio per le competenze di Mirko. Assessore all'artigianato, commercio, promozione, sport e turismo. Quindi il commercio e l'artigianato escono dal classico pacchetto, chiamiamolo economico, che era dell'assessore Olivi, ed entrano nell'assessorato artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, che è del consigliere Failloni. Consigliere Failloni, che quindi si occuperà di queste tematiche, di queste competenze. Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, l'onorevole consigliere Stefania Segnana. In questo pacchetto abbiamo messo due temi, dei quali abbiamo più volte parlato in campagna elettorale, che è il tema della disabilità, che c'è sempre stato, sia chiaro, però abbiamo voluto metterlo anche nel titolo, e della famiglia, che non c'è stato in passato, mi pare, dottor Nicoletti, che poi si esplica nel tema oggi
molto importante, che è quello della natalità, perché all'interno delle deleghe si parla di famiglia e natalità. Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, il dottor Achille Spinelli, commercialista di Rovereto, revisore dei conti in Mori, Rovereto, comunità della Valle Agarina, e già membro del CD del collegio sindacale dell'ITEA. Qui entra tutto il pacchetto economico, diciamolo, che fu di Alessandro Olivi, con due particolarità. La ricerca viene qua, perché noi, vi ricordate che in campagna elettorale noi abbiamo detto: va bene la ricerca che viene fatta in Trentino, però deve avere ricadute economico/occupazionali. Quindi abbiamo voluto, da una parte, lasciare l'università sulla parte istruzione di Bisesti, perché l'università, diciamo, è l'istruzione, e la parte ricerca, dove ci sono molte risorse spese dal Trentino sulla parte ricerca, sulla parte economica, perché crediamo che questo sia, è un segnale, questo, perché crediamo che la ricerca vada bene, ma deve avere, come più volte abbiamo detto, anche una ricaduta economica. Qui rientrano anche gli interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese trentine, che è, insomma, come sappiamo, in qualche modo legato alla ricerca scientifica. Qui c'è il lavoro, che fu già dell'assessore Olivi, c'è la materia che riguarda un Trentino sviluppo e rapporti con Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, e credo sia la prima volta in Trentino, se il dottor Pedrotti non ci smentisce, però da una ricerca che abbiamo fatto recentemente sommaria oggi, che una donna ricopra l'incarico di assessore all'agricoltura. Una giovane donna, è la prima volta. Una giovane donna di 30 anni che fa l'assessore all'agricoltura, che si dimette da deputata, non è che capita tutti i giorni, ok, e fa l'assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, quindi Giulia Zanotelli. Questo credo è ovviamente un forte segnale di cambiamento, perché una giovane trentenne che va ad occuparsi dei temi magari classicamente trattati da una parte da uomini e dall'altra magari di uomini di una certa esperienza, chiamiamola politica. Ecco, in questo caso è un investimento che facciamo, crediamo che possa essere, sicuramente avrà le sue positività. E quindi è una giunta che credo in età media sia, faremo anche questi conti, una delle giunte più giovani dell'autonomia trentina. Abbiamo voluto, lo sottolineo, inserire due donne perché crediamo che questo sia un segnale forte in questo senso. E ora la prima giunta, questo diamo la notizia oggi, si svolgerà venerdì ore 11 e la faremo a Di Maro. Presso il Consiglio Comunale di Di Maro svolgeremo la prima seduta della giunta provinciale. Credo che i motivi ovviamente siano facilmente intuibili. E il Consiglio Provinciale si riunirà il 20, dove lì ovviamente ci saranno le nomine. Due parole sul dottor Spinelli, ovviamente persona che io conosco da diverso tempo, dottore commercialista come il sottoscritto, e nessun rapporto personale di tipo, chiamiamolo, economico o societario con il sottoscritto, questo va chiarito, va detto. Io sono un dottore commercialista, prima di fare il parlamentare nel 2006, io facevo l'attività di consulente bancario e mi facevo la dichiarazione dei redditi. Dopo il 2006 io non ho più avuto altri redditi tranne quelli da parlamentare prima e da consigliere provinciale poi. E nel 2013 io vengo eletto in consiglio provinciale, penso di poter ritornare in parte a fare l'attività che facevo prima, apro una partita IVA, dopo la partita IVA non la faccio mai, lo dico per trasparenza perché credo che sia una cosa importante, poi magari interessa nessuno, però per trasparenza va detto, io non emetto né una fattura e non compro nulla, perché quell'attività lì poi non la faccio, poi la partita IVA la chiudo
per fare la dichiarazione dei redditi, quando hai una partita IVA e un reddito diverso come quello da consigliere provinciale, serve fare l'unico. Io andavo a CAF prima, quando avevo solo il reddito da consigliere, apri la partita IVA, devi fare l'unico. È successo che un anno il dottor Spinelli abbia inviato il mio unico, questo sì, è accaduto dopo il 2015, ok? No, ritengo che ovviamente sia, no. Però dico per trasparenza, però, tutto lì. E altro io non ho da dichiarare, e mi fermo qui. Domande?